un ricordo personale e una riflessione politica a quanto detto dal collega Andrea Orlando, perché condivido il ricordo che lui ha fatto della figura di Natta. Natta segretario per me era guardato come da una militante, quindi da lontano, ma ricordo perfettamente il senso che trasmetteva di grande rigore morale, di attenzione al pensiero, che diventava ottima oratoria, dove la logica e la consecuzione delle motivazioni era sempre pregnante, ma nello stesso tempo emergeva una passione limpida, sincera per il bene comune e una grande competenza. Il ricordo personale si riferisce a quando Natta non è più segretario, e lo ricordo perché io ero un giovane assessore in provincia e mi viene chiesto di poterlo ricevere perché Natta avrebbe presentato nella sala della provincia di Genova il suo libro, il libro L'altra resistenza, un libro che lui aveva scritto nel 54, che aveva proposto agli editori riuniti, ma non avevano ritenuto l'argomento particolarmente interessante. Lui poi motiva nell'introduzione, dice: non credo che ci fossero rilievi politici, forse pensavano che questa commistione fra l'esperienza personale e la riflessione politica non fosse di particolare interesse, però io poi forse ho sottovalutato, ho lasciato perdere, non ho pensato di cercare altri editori, ma dopo molti anni, quindi il libro esce poi nel 96, invece ripenso a quello che ho scritto e immagino che quella testimonianza debba essere conosciuta. E quindi lui, poco dopo l'uscita del libro, viene nella sala della provincia di Genova e presenta questo libro. E io ricordo, perché in qualche modo i segretari del Partito Comunista erano figure mitiche, figure che ti sembravano quasi sacrali, e vedere invece la sua capacità di entrare in relazione con chiunque, con una sobrietà che soltanto le grandi persone possono avere, a me aveva colpito incredibilmente. Cioè questo tratto umano dell'essere stato questo altissimo dirigente, ma nello stesso tempo di guardare le persone negli occhi e saperle avvicinare ed accogliere. E trasmettere pensiero. Mi piace anche, e qui è la riflessione politica, sottolineare come sia stata invece un'intuizione felice e importante raccontare, partendo dalla propria esperienza personale, l'esperienza dei militari internati nei campi nazisti. Perché, e ve lo dice chi ricopre il ruolo di ministro della difesa, per troppo tempo abbiamo sottovalutato l'importanza del ruolo che i militari hanno avuto nella resistenza. Da Porta San Paolo in poi a Cefalonia gli episodi sono moltissimi, quasi se volessimo riservare soltanto ad una parte il ricordo di quella che invece è stata una lotta di popolo, e dentro a quel popolo i militari hanno avuto un ruolo importante. Allora io penso che oggi ricordarlo sia stata davvero un'intuizione importante, quella di Natta, perché oggi ricordarlo è ancora più forte e fondamentale nel momento in cui vediamo rigurgiti nazifascisti che immaginavamo di non rivedere più. E allora ricordare sempre di più la resistenza come una grande lotta di popolo, di chi aveva scelto, ma una grande lotta di popolo con la militanza politica, ma anche appunto con il mondo militare che ne ha fatto parte e diciamo è stato parte attiva, e quindi farlo diventare sempre di più un patrimonio condiviso su cui si basano i fondamenti di quella che è la Repubblica Italiana, io credo che sia qualcosa oggi quanto mai necessario. E allora è un'ottima idea questa rievocazione che è stata ipotizzata, partendo proprio dalla figura di Natta intellettuale, ma anche dalla sua visione della resistenza, da come è stata vissuta la resistenza in Liguria, perché uscendo dalla retorica o dalle liturgie, ma facendo sempre più diventare questa esperienza, un'esperienza fondante della comunità Italia che oggi è, noi possiamo combattere chi oggi vuol far finta che la storia non sia esistita, che non ci siano origini di questa comunità, e
pensa di poter riportare in auge orrori del passato che pensavamo non sarebbero neanche più potuti essere nominati nell'Italia di oggi.